Tu sei non vedente al 100% o... Esattamente. Ok. Ma io sono cieco totale, nel senso che non vedo, cioè se avessi gli occhi, se non ce li avessi, non mi fa nessuna differenza, nel senso che vedo nero, non vedo né ombre né niente. Ecco, non potendo vedere i paesaggi, i volti delle persone, quali sono i sensi che usi di più quando viaggi? Allora, ovviamente la lingua del posto che cambia. Per esempio in Africa ci sono paesi anglofoni, ci sono paesi francofoni, parlano anche il portoghese, ok, ce n'è uno mi parlo che si parli lo spagnolo, però a volte si passa per esempio da un paese anglofono a un francofono che sono sui confini, quindi arrivo in un posto. La temperatura, perché anche in Sud America per esempio ci sono le Ande, quindi per esempio in Colombia piuttosto che in Ecuador, oggi ti trovi a 3500 metri di altezza, in 2 ore, 3 ore di autobus arrivi al livello del mare, cambia parecchio la temperatura, proprio ti parlo di freddo da giacca a spiaggia e fare il bagno in costume. Certo. E odori, perché una cosa che mi ha colpito per esempio di quando sono arrivato a Taipei, Sì. Taiwan, è stato un profumo di ananas. Non so spiegarti perché, forse vicino a un mercato, però ho proprio sentito questo profumo di frutta tropicale che mi ha fatto impazzire. In certi posti gli odori sono più assopiti, perché se sei in una città dove ci sono solamente palazzi e infrastrutture, lì secondo me i paesi sono più odori, sono più assopiti. In Africa coltivano molto di più. Ricordo questi odori che magari sono sia artificiali, per esempio in Etiopia, quando ero a Bardar che a Addis Ababa c'erano questi profumi di incensi, però era qualcosa che si udiva anche, si mescolava alla musica. Forse io lo ricordo così vivamente perché era una novità totale per me, era una cultura totalmente nuova, erano tutte sempre delle nuove. Non c'è un qualcosa, adesso faccio anch'io fatica, un conto è se avessi girato 3 posti e fossi lì. La media dei miei spostamenti fino all'America centrale è stata di 6 giorni a paese. Un conto è girare in Svizzera, l'Austria, un conto è girare il Marocco, la Mauritania, il Sud, che sono dei paesi enormi. Quindi ho girato molto in fretta e a volte le cose nella mia testa si sono rimaste mescolate. Ti posso comunque dire che quello che io cercavo nel mio viaggiare non era vedere il paesaggio, fare le fotografie, ma quello di cui io ero alla ricerca era la gente. Trovare qualcosa di un segnale buono, un aneddoto, qualcosa di buono che mi era arrivato dalla gente. Il cambiamento da un posto all'altro è stato proprio, al di là di quello che si trova all'esterno, è stato tramite la gente che conoscevo. Ecco.